Dottor Moretti, di recente è stato nominato direttore generale in Saint-Gobain. Questo per Saint-Gobain significa cambiamenti in arrivo? Beh, assolutamente sì. Il mondo è cambiato, stiamo subendo una fase di grandissima accelerazione. Tutto intorno a noi sta cambiando, è sufficiente vedere quello che ci sta accadendo intorno, internet prima di tutti, ma tornando e venendo al nostro campo, cosa è cambiato significativamente? Noi avevamo tanti anni fa, ad esempio, soggetti che gestivano l'acqua erano i comuni, quindi 8.000. Adesso i soggetti che gestiscono l'acqua sono 80, questo significa dei pesanti cambiamenti. Pesanti cambiamenti nella dinamica di acquisto, sono cambiati i clienti, sono cambiate appunto le dinamiche di acquisto. Noi in questo eravamo i leader e in questo vogliamo continuare a essere i leader, quindi sempre un passo avanti. Grandi cambiamenti per quanto riguarda quindi il servizio, l'attenzione al cliente e naturalmente tutto questo viene fatto a braccetto con le utility che sono per noi una fonte inesauribile di innovazione. Ecco, so che di recente avete ricevuto diversi riconoscimenti e che l'attenzione per l'innovazione è sempre un punto cardine del vostro quotidiano. Come si traduce nel pratico? Beh, l'innovazione per noi è il nostro primo comandamento. Teniamo presente che a Pont-à-Mousson c'è un centro di ricerca con circa 200 persone. Oggi stanno studiando delle soluzioni che noi vedremo applicate fra alcuni anni. E le soluzioni che vediamo oggi applicate sono il frutto dello studio che è avvenuto anni e anni fa. Una, la più importante e direi una svolta quasi epocale, riguarda il rivestimento esterno del nuovo tubo, del nuovo sistema, è una lega biozinalium, si chiama. Pochi sanno che l'80% della longevità del sistema, l'80% della longevità del tubo è dovuta al rivestimento esterno e, contrariamente a quello che si pensa, non allo spessore del tubo. Unitamente a questo siamo andati anche in una direzione estremamente importante e moderna, quella della sostenibilità ambientale. Questa lega è esente da bisfenolo A. Bisfenolo A è già stato bandito in Francia e in Canada, ad esempio dall'utilizzo per i biberon. È un elemento molto dannoso. Noi abbiamo incominciato, in largo anticipo a toglierlo perché, entra in contatto in seppur minima parte con l'acqua. Quindi questo sicuramente è un'innovazione, assolutamente importante perché siamo nel campo della sanità. E della qualità, senza dubbio. Assolutamente sì. Ecco, quali sono i progetti principali che vi vedranno coinvolti nei prossimi mesi? I progetti sono tanti. Saint-Gobain è conosciuta soprattutto per i tubi, ma Saint-Gobain PAM non è assolutamente solo tubo. Abbiamo uno stabilimento, ai piedi delle montagne trentine, quindi aria pulita, aria frizzante, è molto efficiente, molto veloce, molto dinamico, ma ha un piccolo segreto. Il segreto consiste nel fatto che è uno stabilimento a servizio del mercato italiano, ma non solo, è uno stabilimento a servizio del mercato mondiale. Questo gli consente di ricevere dei feedback da tutto il mondo, quindi di crescere molto velocemente. Siamo in grado di crescere molto velocemente in proprio in materia di innovazione, in proprio in materia di qualità e riversare tutto questo, e questo è un grande vantaggio per noi, è un grande motivo di orgoglio sul mercato italiano. Quindi una eccellenza italiana che poi fa ricerca anche per altre filiali al mondo. Assolutamente sì, questo è il cuore, credo, del nostro successo. Vogliamo Bene. continuare su questa strada e anzi, vogliamo accelerare. Grazie, dottor Moretti, per la Grazie a compagnia. voi.